Benvenuti alla 131esima puntata di Pillole a Montecitorio, la settimana che va da martedì 26 a giovedì 28 luglio. La mattina di martedì la discussione generale su una mozione, in particolare del deputato del Partito Democratico Esposito, concernente iniziative per destinare le risorse disponibili presso l'Agenzia Olimpica di Torino 2006 a favore della regione Piemonte. Poi nel pomeriggio abbiamo iniziato le votazioni con le pregiudiziali presentate alla proposta di legge costituzionale avanzata di cui era relatrice Maria Paola Concia, deputata del Partito Democratico, che prevedeva l'aggravante per il reato di omofobia. E ancora una volta, dobbiamo dirlo, con un voto di maggioranza, la Camera in modo incredibile ha affossato sostanzialmente questa legge approvando la pregiudiziale di costituzionalità, quindi non se ne farà più nulla. Si è poi passati al disegno di legge sulla legge comunitaria, una legge che aveva tantissimi articoli, che era stata rimpolpata di tante cose, compresa una norma assolutamente incongrua piazzata in una legge del genere, che era quella sulla responsabilità civile dei magistrati, e che però per poter passare si è dovuti arrivare a un accordo con le opposizioni, sono stati tolti molti articoli e quindi è stata approvata all'unanimità. Nella serata di martedì abbiamo approvato poi la mozione concernente iniziative relative alla disciplina dei contributi pensionistici, anche questo un voto unanime dell'Assemblea. La mattina di mercoledì abbiamo cominciato con le mozioni concernente le iniziative relative alla crisi siriana, che, come le mozioni concernenti iniziative volte a contrastare il fenomeno della contraffazione e ad assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e di conformità dei prodotti all'ordinamento comunitario, è stata approvata all'unanimità dalla Camera. Si è poi passati a una lunga serie di disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, ben 9, che sono stati anch'essi approvati all'unanimità dall'Assemblea di Montecitorio, così come le mozioni presentate da vari deputati, in particolare dal deputato del Partito Democratico Vannucci, concernenti le iniziative in relazione ai danni causati dall'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito le Marche nel mese di marzo 2011. Giovedì abbiamo iniziato con il testo unificato delle proposte di legge sulla riqualificazione e recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia. Il primo firmatario della legge principale era il deputato del Partito Democratico Iannuzzi, anche questo ha visto un voto unanime dell'Assemblea, così come sulla mozione di cui è stata fatta la discussione generale martedì mattina, cioè quella del deputato del PD Esposito concernente le iniziative per destinare le risorse disponibili presso l'Agenzia Olimpica di Torino 2006 alla Regione Piemonte. Poi a seguire la giornata si è conclusa con il consueto svolgimento di interpellanze ed interrogazioni. La settimana prossima sarà l'ultima settimana prima della pausa estiva per la Camera dei Deputati, due importanti provvedimenti, il bilancio interno della Camera e il decreto sul rifinanziamento delle missioni internazionali. E lunedì ci sarà la discussione generale dei due provvedimenti e martedì tutta la giornata e se necessario mercoledì si voteranno i due provvedimenti e con questo si procederà poi alla pausa estiva. Ovviamente di questi, che sono due provvedimenti importanti, non potrò che darvi informazioni la settimana prossima. Per ora è tutto, vi auguro una buona giornata e un buon weekend.